Buongiorno e benvenuti a questa prima puntata di ORL Journal, un nuovo modo di comunicare orientato verso il web 2.0 in otorinolaringoiatria. Affronteremo insieme una serie di patologie di più frequente riscontro in ambito ORL in un modo chiaro e comprensibile. In questa prima puntata voglio parlarvi di una patologia molto comune in alcuni periodi, che è l'otite esterna batterica, che è una malattia che ha una sua stagionalità. Questa stagionalità è quella dei periodi caldi, quindi dell'estate, della primavera, cioè quando la cute è più bagnata e più traumatizzata dall'eccesso di acqua nel condotto, che può essere quella che deriva dalla sudorazione o piuttosto il fatto di doversi immergere o volersi immergere più spesso in piscina o al mare. Quindi c'è il trauma continuo della pelle che riveste il condotto uditivo. La pelle è sovrastata da una specie di lucido, che è la cosiddetta barriera lipidico-ceruminosa, cioè un misto di grassi e cerume, come il lucido di un pavimento, che rende la cute impermeabile. Questi microtraumi continui del condotto uditivo esterno aprono la pelle, creano delle microfissurazioni, come quando il terreno è arido, e permettono ai batteri che vivono, che sono residenti sulla cute, di infiltrarsi al di sotto di questa barriera e quindi dare un'infezione. Quindi sfatiamo un primo assunto comune, che poi sia l'acqua del mare a essere inquinata o quella della piscina ad essere sporca, e il meccanismo è solo quello del trauma dovuto a questi agenti. Un altro tipo di pazienti che può essere soggetto a questa infezione è coloro che hanno l'eczema del condotto, cioè i pazienti che hanno un continuo prurito del condotto dal fatto che la pelle periodicamente ha un ciclo di ricambio più veloce, e quindi allo stesso modo queste piastrelle che rivestono il condotto saltano più frequentemente. Quali sono i batteri che più spesso danno questo tipo di infezione? Sono lo stafilococco e lo pseudomonas aeruginosa, che sono batteri localizzati che vivono sulla nostra pelle. Lo stafilococco pare che dia più spesso la foruncolosi, cioè l'infezione solo del meato esterno, del buchino esterno, chiamiamolo così. Lo pseudomonas aeruginosa invece è quello che dà l'otite esterna diffusa, cioè un'otite esterna che interessa tutto il condotto uditivo, quindi più dolorosa. E quindi abbiamo parlato più volte di dolore. Che cosa contraddistingue questo otite? La contraddistingue il dolore intenso, un dolore spontaneo, cioè un dolore che c'è sempre, che è ingravescente, che è improvviso, simile al mal di denti, quindi molto molto forte, che poi è accentuato tantissimo dalla semplice trazione dell'orecchio, solo toccando l'orecchio. È anche facile la diagnosi, agevole, perché il meato acustico esterno, cioè questo buchino, risulta molto più ristretto rispetto all'altro che non è malato, a meno che non si abbia la sfortuna di avere un'otite esterna batterica bilaterale. In questo video vediamo proprio un caso tipico di otite esterna batterica visto in endoscopia. Vedete questo condotto, come è ristretto, come la pelle, vedete, gonfia come se fosse un materasso e restringe il canaletto verso la membrana timpanica, quindi il condotto uditivo esterno. Vedete anche che non c'è cerume, perché le ghiandole ceruminose sono compresse, le ghiandole che producono il cerume sono compresse da questo edema. Questo è il quadro endoscopico dell'otite esterna, quindi del lato malato, rispetto, vedremo tra poco, al lato sano. Vedete, la pelle è bella adesa al condotto, quindi è ben aderente, c'è cerume, e fra poco vedremo il confronto tra i due quadri endoscopici, quello sano e quello malato. Vedete, quello malato molto molto ristretto, quello sano invece normale. Quindi la diagnosi clinica e la storia clinica ci permettono di fare una diagnosi. La terapia di questa malattia chiaramente è una terapia topica, cioè bisogna applicare nel condotto uditivo sulla parte malata i farmaci. Non è quindi utile e necessaria una terapia antibiotica per via generale, perché l'antibiotico non arriverebbe su quella piccola porzione di pelle. Quindi utilizzeremo dei farmaci
o in gocce, in pomata, che sono associazioni tra antibiotico e antinfiammatorio e cortisonico, perché stiamo parlando di un'otite esterna batterica, medicazioni che vanno fatte mattina e sera, precedute da lavaggi con alcune sostanze, come l'acido borico, che sono acque acidificate che facilitano sia l'allontanamento delle secrezioni della pomata che un'ulteriore disinfezione. Il paziente dovrà essere molto molto accorto nel non bagnarsi nei 10 giorni successivi di terapia perché, come abbiamo detto, il trauma dell'acqua potrebbe mantenere in essere la malattia. Per bocca cosa prendere? Prendere farmaci contro il dolore perché, come abbiamo detto, è il dolore il sintomo più rilevante, più fastidioso ed invalidante. Quindi o i FANS, antinfiammatori non steroidei o il paracetamolo vanno molto molto bene nei primi giorni per tenere sotto controllo il dolore stesso. Per ulteriori informazioni vi invito a consultare, a visitare il mio sito domenicodimaria.it dove potete trovare approfondimenti ed affrontati altri argomenti in otorinolaringoiatria, dove sono anche presenti tutti quanti i canali attraverso i quali, se vorrete, potrete contattarmi. Per adesso vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.